Sabato prossimo a Menfi, Festival delle Tradizioni Etniche Mediterranee. Tregor Russo, come nasce l'idea di organizzare un evento di questo tipo? Nasce dall'esigenza di creare un evento dove nel suo interno ci siano varie forme di spettacolo. Esattamente, la mia idea nasce quella di far riemergere le tradizioni e la nostra identità come siciliani, datosi che un po' da quello che riguarda i mass media che trasmettono dai film alle fiction, che un po' non ci riguardano più. Quindi il mio desiderio è cercare di promuovere in maniera animata, un po' più leggera, e cercare di fare riaffiorare quelle che sono le nostre radici, le nostre tradizioni, e fare in modo che coloro che ovviamente hanno vissuto determinati periodi, che hanno visto quello che esisteva, sia l'artigianato, i vari dialetti della forma della lingua siciliana, anche quello riguarda tutto quello che rappresenta la storia, la cultura, le tradizioni, che purtroppo via via si stanno perdendo. Ecco, tramite questo grande evento che è regionale, che verrà fatto per l'appunto a Menfi presso il Teatro del Mare sotto la piazza Vittorio Emanuele III, di dare una possibilità anche ai giovani di sapere da dove veniamo, perché non si può sapere dove andremo e quello che ci appartiene come presente se non si sa da dove noi veniamo. E quindi i 2800 anni di storia che rappresentano la Sicilia hanno fatto in modo di determinare quello che noi oggigiorno abbiamo, e quindi per un giorno Menfi avrà la possibilità di diventare il capoluogo della regione per ciò che concerne la cultura, e questo è un qualcosa di importante. Un programma ricco di iniziative, si comincia alle 18:30 per poi finire all'una di notte. Esattamente, ci saranno sul palco il gruppo Poggiodiana, il gruppo folcloristico di Ribera, con la presenza del sindaco, dell'assessore della cultura di Menfi, quindi il sindaco Enzo Lota con l'assessore Valentina Barbera. Ci sarà anche il presidente dell'associazione culturale Apollo Saverio Catanese, che mi ha dato una mano per quanto riguarda la collaborazione ed organizzazione di questo grande evento. E l'evento prevederà una serie di eventi culturali dove si parlerà della lingua e delle varie forme dei 200 dialetti siciliani, si parlerà delle poesie, la storia, l'evoluzione, si parlerà anche di libri che trattano tutte le varie tematiche che hanno caratterizzato la nostra identità siciliana nel corso dei secoli. Ci sarà anche il cabaret nei vari dialetti, musiche, balli, danze, artigianato e quant'altro, e poi il tutto si concluderà con il mio concerto finale, dove verrò a presentare in anteprima nazionale il mio primo album solista nei miei 20 anni di carriera, e quindi qualcosa di particolare che potrà fare in modo che per un giorno tutti ci si possa divertire, partendo dai più piccoli ai più grandi, perché ripeto, è uno spettacolo che è adatto per qualsiasi fascia di età, e quindi all'insegna del divertimento, di cantare, perché la musica siciliana, come tutto ciò riguarda le nostre tradizioni, nasce da una spensieratezza che ci contraddistingue nel mondo, la vera nostra identità siciliana, e quindi tramite questo festival si farà in modo di vivere tutti assieme un qualcosa che riguarda l'allegria e la gioiosità.